Buonasera a tutto questo pubblico e ai signori della giuria da parte della Chorale Châtel Argent di Villeneuve, dei suoi maestri Myriana Perron, e dobbiamo dire che quest'anno il suo aiuto è stato particolarmente prezioso, e Valentino Giorgi, il nostro instancabile e paziente maestro da ben 45 anni. E abbiamo... E questa sera abbiamo voluto portare anche il nostro primo costume, indossato quest'anno, questa sera, da Margot e Emanuele. Ancora una volta siamo su questo palco a condividere con voi questo momento di musica e i suoi magici effetti. Lavoro in ospedale e quindi sono un po' curiosa quando si parla di musica, di ricerche scientifiche, e la scienza ufficiale ha fatto un'interessante ricerca che dimostra che quando si ascolta la musica, tutte le aree del cervello, dico tutte, si attivano, si accendono, tutte, indistintamente, anche se ascoltiamo una musica che non ci piace poi così tanto. Ed è un'alchimia che per i grandi autori del passato non era un segreto. Khalil Gibran, nel suo libro Il profeta, scriveva: «Il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce di chi canta e il battito del cuore di chi ascolta». E quindi, dopo i cori che ci hanno preceduto, continuiamo questa alchimia con il primo brano che abbiamo portato questa sera, in patois, del canonico Jean Domaine, che è entrato ormai nel patrimonio collettivo dei canti popolari della Valle d'Aosta, armonizzato dal nostro maestro Valentino Giorgi, La Desarpa. Lo
Dove nasce la musica? Dal cervello, direbbe qualcuno. Sì, forse, ma il cervello da solo non può creare una tale magia. Questo brano, ci dice De Marzi, è nato in modo quasi spontaneo in una serata con i compagni, proprio qui, in Valle d'Aosta, attorno ad un bel fuoco. No. Non basta il cervello a creare la musica, ci vuole il calore dell'amicizia e ci vuole bellezza. La bellezza del calar della sera attorno a un fuoco, in una magica valle con i tuoi amici più cari. Così può nascere la musica, all'improvviso. Signore e signori, improvviso. Alcune fonti dicono che questa storia discenda da un'antica fiaba medio orientale, altre parlano di una parabola tratta dal Talmud babilonese, altre ancora ci dicono che abbia una radice dell'Europa dei primi del Novecento. Di sicuro l'inevitabilità della morte raccontata in questa storia ha ispirato autori diversi. Nel 1933 è stata una pièce teatrale e nel 1934 è diventata un romanzo di John Howara dal titolo Appuntamento in Samarra. Fino agli anni 70,
quando pubblicata su un 45 giri, fece conoscere Roberto Vecchioni al grande pubblico. La storia la conosciamo tutti. Un uomo si accorge che la morte lo sta fissando con occhi cattivi e chiede un cavallo veloce per sfuggirle. Cavalca tutta la notte per arrivare in un luogo lontano, solo per scoprire di aver fatto di tutto per raggiungerla e che la nera signora era proprio lì che lo aspettava, a Samarcanda. Ed ecco ora un brano del 78 che è stato poi riproposto nell'87 e di nuovo nell'89 e in una nuova versione nel 92, quindi è diventato così il cavallo di battaglia di maggior successo dei New Trolls. La musica nel corso della vita dà tocchi di colore qua e là. A tutti succede di sentire una melodia che subito suscita antichi ricordi
emozioni, sentimenti. La musica è la colonna sonora della nostra vita e credo che questo brano sarà un pezzo che porterà a galla molti ricordi. Il testo ci parla della nostalgia che il protagonista sente del padre, ricordando di lui quella carezza della sera. Adattata dal nostro maestro Valentino Giorgidi, Belloni d'Adamo, Belleno di Palo Descalzi, quella carezza della sera. Speranza che sentivo nascere.